The Show. Questi uomini, tutti uguali. Ti interessa tanto la storia? Sto accedendo ad alcune chiavi di lettura. Piacere, sei super interessato. Io mi chiamo Giulia. Alessandro, piacere. Beh, sai, raro. Sono tutti un po' tutti sul social. Più bello avere una conversazione. Se vuoi ci possiamo scambiare i numeri e andare a bere un caffè, perché adesso io devo andare a parlare della storia. Aspetta, scusami che c'è il mio ragazzo che mi chiama. Pronto? Come stai arrivando? E mi avvesto con te? Perché allora stamattina ti spiego in breve, adesso... Oddio, cancia! Allora, ti spiego, stamattina ci siamo litigati di brutto perché lui è gelosissimo. Diciamo che sei il mio amico gay, ok? No, così almeno non mi rompe le palle. Amore, ciao! Ti ricordo il mio amico Alessandro? Vabbè, il soggetto in questione. Cioè... Ecco, Marco. Beh, lo so che è abbastanza magrolino, però... Ecco. Ah, qua, guarda, proprio qua. Ah, ok. Non lo trovi carino? Sì, perché alla fine non vi siete mai incontrati voi due. Alessandro, gli puoi dire che sei gay? Perché non mi crede. Sono omosessuale. Ecco, basta. Dai, andiamo a bere qualcosa, perché mi hai rotto. Alessandro, ci vediamo domani, ok? Ciao. Dai, vieni, amore. Ma sì, te l'avevo detto, anche se non sembra. Oddio, Marco. Oddio, Marco, sì. Marco, oddio. Marco, basta, lasciami stare che ci sono le altre persone. Ma scusi, è il mio fidanzato. E quando è così uno fa cosa. Certo. Scusami, mi sono volata con mio ragazzo. Perché lui mi dice, tu non mi cagli, ho una vita troppo difficile, ho un lavoro, sì, ho là, eppure tu in mezzo. Cosa vuoi che dico io in questi casi? Sono tutte scusatori, sinceramente. Ma guarda, sta arrivando questo figlio di Davvero? Aspetta. Adesso i consigli che mi hai dato li ridiamo. Adesso con la mia nuova amica stiamo pensando appunto che tu quello che fai sono solo scuse. Perché io la mia vita l'ho scelta per te, non per altre persone. Per te l'ho scelta. Dov'è, scusa? Come dov'è? È qua. Me le puoi dire che sono solo scuse e che deve assumere il fatto che se mi vuole molare me lo dice in faccia? Non lo conosco nemmeno, quindi devi dirglielo tu. Anche lei lo pensa, che sei un vigliacco, che non serve a niente, che devi solo morire tu e tutta la tua famiglia. Grazie comunque. Figurati. Adesso almeno si allontana dalla mia vita e da me in generale. Ciao. Ciao. Dio santo, Marco, non mi devi seguire. Scusami? Cosa ne pensi tu, scusami? Non penso niente. Ma ti pare che uno così mi dà della... Non ha nessun diritto. Appunto? Non ha nessun diritto? Ma non può. No, ma io mi sono incazzata. Stai zitto quando parlo io. Mi sono incazzata perché è andato alle terme con una sua amica, ok? Capisci che... Cioè, tu puoi andare alle terme con una tua amica? Appunto, vedi? Magari stava male la sua amica. Non so, chiedilo. Magari aveva bisogno. Chiedi? Dice che stava male. Non me lo potevi dire prima? Non me lo poteva dire prima? Che non eri d'accordo. Ho capito, ma tu vai... Guarda, adesso vabbè, vi mettete in complotto voi due? No, io non l'ho detto. Puoi dirgli qualcosa, per piacere? No. No, no, ti prego, dai, adesso che mi hai dato dei consigli, digli qualcosa. No. Marco, girati. Dai, diglielo. Non posso. Perché? Poi mi mena. Paura. Ma fatti vedere come sei, fatti vedere. Signorina, non vuole farsi vedere il mio ragazzo, gli puoi dire che sta bene? Gli puoi dire che sta bene? Cosa c'è? Cosa c'è? Non ho capito. Che senso? Scusa, non ho capito. Nino, basta, dai, la tua... No, gli puoi dire che sta bene con la magliettina e la cosa che ti ha addosso? Sto bene. Forse la taglia M, no? Da sole. No, no, perché ha bisogno della taglia M, mi ha detto, della magliettina nera.
Ma che arrivo? Ho capito? Sto disgustando. No, no, no. Non capisco, ragazzi. Quello lì ti va? Questo ti va? Ha detto di sì. Grazie. Ah, scusate, voi che lavorate con uomini dovete capire che. Ciao. Ciao. Scusate il ritardo. Arianna, piacere. Oh. Scusate. Arianna. Ma come è ritardo? Che senso? Ma non gli hai detto che venivo, scusami. Sì, comunque mi parla sempre di voi, cioè mi ha detto che venite sempre al parco così e mi ha detto di venire che così vi conoscevo. Ma io fumo da canna e tutti sbaglio. Perché mi trattano così i tuoi amici? Beh, ragazzi, non capisco cosa c'è da ridere, il mio ragazzo mi ha detto di venire facendo un viaggio immenso, non so da ridere. Ma non dici niente ai tuoi amici che mi trattano così di m***a? Comunque piacere, dai. Grazie, Arianna, piacere. Fa quanto strano. Che cosa? È sta situazione. Perché? Dimmi tu. Ma in che senso? Ma che cosa ridi tu? Ma perché cavolo ridi? Cosa? No, stavo parlando con Marco. Ah, raga, veramente me ne vado perché mi state su c***o. Vabbè. Il mio ragazzo sta cercando un profumo. Io gli ho fatto provare questo. Secondo lei gli sta bene questo? Il profumo è molto personale e a gusto. Sì, no, ma visto che lì gli ho fatto provare adesso, mi dice sì. Che questo gli piace e su questi toni gli piace anche. Poi abbiamo... Puoi farlo provare direttamente a lui? Cazzo. Ti piace questo? No, non gli piace tanto questo. Questo no? No. Ti piacerebbe un po' più amaro o tipo... Su una fragranza del genere che sì. Lui piacere quello che hai provato quello prima sì, sì. Infatti vabbè adesso ci piacciamo sì. Ciao, aspetta tipo, puoi farci una foto per piacere? Con te? Sì, siamo il mio ragazzo, grazie. Ma perché fai queste facce? Scusami, ma non ti sembra che fa una faccia da scemo? Ma vai. Perché fai queste facce, amore? Ma che cosa dici? Scusa, me ne puoi rifare un'altra così almeno. Grazie, dai amore, smettilo. Così non, cioè, non siamo usciti molto bene. Se ce no, ne. No. No. Ti prego, scusami. Amore, poi basta. Fai una faccia bella perché basta, altrimenti, eh? Basta! Smettila! Basta! Scusami, eh? Vabbè, dai, grazie. Prego. Ciao. Sei di Milano? Sì. Comunque io sono Giulia, piacere. Roberto. Cioè, ma sei single o sei sposato? No, adesso sono single. Io sono arrivata da poco qua con il mio fidanzato e diciamo che appunto non conosciamo nessuno. Stiamo appunto provando di uscire con un'altra persona per un po' avere il weekend alternativo, diciamo. E non so se tu ti interesserebbe. Sono un po' impegnato per continuare la scuola, il lavoro. Uh-huh. Comunque guarda, sta arrivando, se vuoi ne possiamo anche parlare tutti e tre. Ciao, ci siamo. Ah, ti presento Roberto. Sì, no, lui non stringe la mano perché ha i problemi dei microbi, tipo delle batterie sulle mani, dunque è un po' fissato. Appunto gli do sempre, vuoi le cose per le mani? Allora, Roberto è sempre impegnato, però diciamo che possiamo anche scambiarci i numeri, giusto? Sì, lui c'ha il telefonino. Vai a modelli il tuo numero. Dai, non avere vergogna, sei tu che mi hai detto di fare questo, allora adesso dilli. Non mi sta credendo che hai detto di no perché dici che sono troppo figa perché tu rifiuti di fare una cosa altra con noi. Li puoi dire te stesso che hai detto di no perché sei troppo impegnato. No, guarda, è vero, ho detto di no. Cos'è, signore? Il duomo? Duomo? Ma tacci quando parlo! Scusate, no, perché il mio ragazzo mi sta rompendo proprio. Il duomo è la cattedrale di Milano. Non so se stai cercando quella, che però non è qua. Arretta, basta. Basta. Tu stai cercando... Io sto cercando di molare lui soprattutto, ma allora, questa è un'altra roba. Allora, nascondi dietro un cespuglio. Allora, perché lui mi dice che si dice Duomo, ma ha ragione lui. Duomo. Posso chiedere una cosa? Sì. Se lui si avvicina e che tu gli dici che si dice effettivamente Duomo, lo puoi fare solo così, lo scoccio un po'. Dai Marco, chi è che ha ragione? Come si dice? Duomo. Chi è? Madonna Santa.
Grazie. Ecco, figurati, la devi fare così adesso. Alessandro, ho una tecnica di camera. E di cui non siamo il codice, magari a Milano le capita. No, no, no. Scusa che non può briate, che ne so. Eh sì, che magari sotto l'acido. E mi fa, non mi hai mai capitato, non so se ti fa la contenta. Sono contenta. Mi sembrava che fossi così fuori. Non sembra, ma lo sono un po'. Stiamo valutando che la gente è molto gentile in realtà. Sì. Ragazza, per più carina, per di più insomma non fa niente di male, scocciatura. Esatto, ecco. Esatto. Trattandosi di una presenza femminile gradevole, come sta da giorno? Sì, certo, sì, poi all'inizio non è che pensi. Non andare a parare. Come ha detto Alessandro, lasciate 100.000 like per un prossimo episodio delle Actriz, mi raccomando. E scriveteci nei commenti cosa vorreste vedere fare le ragazze, magari, che ne so, interviste, in discoteca magari, ma però sbizzarritevi. Ah, in vino, esci. Allora, ragazzi, tag di Instagram, seguiteci subito, immediatamente, mi raccomando. E poi, il tasto iscriviti che non è invisibile, ragazzi. Okay. Quindi...